Ma buongiorno e benvenuti o ben ritornati in un nuovo video qui su Casa e Dispensa. Oggi vi faccio il tour del mio soggiorno. Quindi mettete un like di supporto se vi piace questa tipologia di video e fatemi sapere tramite commento che cosa ne pensate. Detto questo, iniziamo subito. Alle mie spalle ho la cucina che viene divisa da soggiorno alla cucina che ho alle mie spalle da questo pilastro qua enorme. Quindi dalla parte di qua inizia il soggiorno e troviamo subito piante. Sapete che io sono una super amante delle piante, quindi una bellissima pianta di monstera. E niente, è cresciuta tantissimo da quando l'ho presa un po' di anni fa da IKEA. Qui ci sono delle mensoline vuote, perché mi piace comunque avere un po' uno stile minimale. Vedete il diffusore semplicemente perché devo cambiarlo, quindi l'ho messo lì così mi ricordo di cambiarlo. Comunque ci sono queste due mensoline in legno che così dà il contrasto con il bianco e a me piace tantissimo bianco legno, veramente mi fa impazzire. Un po' quello stile nordico scandinavo che mi piace tantissimo. Qua un po' di anni fa c'erano dei quadri, ma ho rimosso perché voglio le pareti, comunque come ho detto prima, uno stile un po' più minimal. Qui c'è la finestra che porta sul balcone. E qua inizia il vivo del soggiorno, ovvero abbiamo un bel tappeto dai colori chiari, come un po' tutta la casa. L'ho preso in un negozio dove io avrei preso la qualunque perché è proprio uno stile shabby country, nordico, cioè scandinavo, io veramente avrei preso la qualunque. E ho preso questo tappeto super grande che era super 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 scontatissimo, io ho detto mio. Anche se non sono un amante dei tappeti, però questo devo dire che fa la sua splendida figura. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate. Come regalo, l'anno scorso mi sono fatta questo tavolino qua da caffè o da tè, molto molto bello, preso su Amazon e praticamente è un orologio. Aspettate che sposto la pianta, è un orologio funzionante, bellissimo, mi piace molto, vetro, legno e ferro. Qua sopra troviamo una pianta di orchidea che sto cercando di fargli fare il fiore. Alle mie spalle c'è il divano, voglio precisare che è un divano provvisorio che l'avevo preso nel periodo del lockdown, che non si poteva muoversi, non si poteva uscire, non si poteva fare niente in quel periodo. E il precedente video, scusate, il precedente divano che avevo si era completamente rotto e quindi io diciamo l'ho dovuto acquistare così un po' alla cieca, l'ho preso da Mondo Convenienza. Però veramente un divano super super provvisorio, anche perché è un divano di quelli cheap, molto molto economici. Questo poi quando prenderò il divano bello che ho in mente, questo andrà in mansarda per i miei figli. Comunque decorato un po' con dei cuscini molto semplici. Da questa parte abbiamo la parete, le due finestre che fanno entrare molta molta luce e in mezzo qua una volta c'era i mobili che avevate visto in cucina erano qua e qui avevo la TV. Adesso io la TV l'ho completamente tolta e quindi ho messo questo mobiletto bellissimo che l'ho preso al Max Factory, quindi dai cinesi, pagato un capitale, però bellissimo. Questa lanterna che mi è stata regalata è presa all'epoca da Casanova, bellissima, è altissima, un prezzo super, infatti a me era dispiaciuto non averlo preso, ma poi quando me l'hanno regalato io sono stata super felice. Qua troviamo una lampada di sale, la mia
amata pianta di avocado che ho fatto io. E qua sopra troviamo due quadretti molto molto semplici. Le tende sono di Amazon. Qua abbiamo poltrona di IKEA che c'è da praticamente una vita, sta poltrona è indistruttibile, nonostante io abbia due figli e due cani, vi assicuro che sta poltrona è indistruttibile, cioè non si è mai rotta neanche una volta. Ovviamente però si sporca molto facilmente perché non è sfoderabile, quindi dopo anni e anni e anni sono riuscita su Amazon a trovare almeno un rivestimento che è questo, l'ho preso in panna, super morbido, tipo velluto. Il cuscino sempre di IKEA che prende un po' i toni, i colori che ho in casa, come il puff è di IKEA. Qua abbiamo una stufa a pellet che non funziona più, proprio nel periodo invernale si doveva rompere, cioè non dico, non so, primavera, che ormai si tende ad andare verso la bella stagione, quindi puoi fare anche a meno di accenderla. No, in pieno inverno mi si è rotta e il tecnico mi ha detto che non c'è più niente da fare e adesso la terrò qua così, poi dopo l'estate vedrò di cambiarla, cosa devo fare. Al momento ho ovviamente il riscaldamento a pavimento. Qua abbiamo questa libreria, che sono due, di IKEA, dove vabbè, ho messo un po' di decorazioni varie, molto molto semplice, non volevo qualcosa di troppo impegnativo, quindi giusto qualche decorazione un po' qua, un po' là, per riempire la parete. E anche questi ce li ho da tantissimi anni, queste due librerie di IKEA, e non si sono mai rotti, non si sono mai rovinati, cioè fenomenali. Questi sono tra l'altro un color sabbia. Queste ceste le ho prese su Amazon, se a qualcuno interessa. Come di IKEA c'è questa enorme lampada. Bellissima, anche questa c'è da un sacco di anni, non si è mai rovinata, non si è mai rotto, tranne come si dice, la struttura qua che è in carta di riso, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo più, comunque quella carta molto leggera, e però i miei figli giocando con la palla così, una volta gli hanno tirato una pallonata, si è completamente distrutto e l'ho sempre ripreso da IKEA. Lì c'è una finestrella, un po' di decorazioni, appunto, ve le faccio vedere molto velocemente, però giusto qualche decorazione qua e là, le mie solite piante, sapete. Questo mi è stato regalato, però si trovava all'epoca dai cinesi. E niente, qua appunto un po' di decorazioni, le mie piante. Qua ci sono altre piante, un ficus Benjamin variegato, questa pianta trovatella l'anno scorso e qua potete vedere la scala che porta in mansarda dove c'è un bagno, due camere da letto, ovvero quelle dei miei figli e un piccolo salottino. E niente, poi magari dopo vi faccio sbirciare qualcosina, adesso vediamo. Lì sopra faccio qualche gradino, c'è un quadro che ho fatto io e poi vabbè, qua inizia proprio il tetto della mansarda, niente che porta su, lì ci sono le foto dei miei bambini, quindi niente. Qua vi faccio un'altra panoramica. Scendendo troviamo il dondolo, questo è un dondolo esterno che ho preso l'anno scorso. Al brico era super un'offerta e finché non c'è la bella stagione ovviamente lo tengo in casa così non si sporca, non si rovina e si può comunque sfruttare giustamente. Ho la possibilità di tenerlo in casa e quindi lo sfrutto più che volentieri, soprattutto lo usano di più i miei figli rispetto a me, ma vabbè, questi sono dettagli. Qua c'è un'altra pianta che ha tantissimi anni, mi è stata regalata, quindi ha un valore molto particolare, molto speciale.
Dietro troviamo un puff grande che ho preso su Amazon dove tengo il pellet, che adesso non serve praticamente a niente, visto che non mi va più la stufa pellet, e dei cuscini molto molto grandi e niente. Qua troviamo un quadro bellissimo che però io vorrei modificare, cioè non mi convincono più i colori di questo quadro, però devo pensare bene a che cosa mettere o come farlo da modificare, che stia bene con il resto della casa. Questo comunque l'avevo preso da Ewan Marlène, ma tanti 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 anni fa, quello praticamente attaccato a IKEA. E qua troviamo l'ennesima pianta. Qua c'è un arco che porta bagno e dall'altra parte camera. Questa è una vetrata che dà praticamente all'ingresso che ho dipinto io. E niente, qui c'è una cesta dove io tengo tutte le borse, pieno di borse per andare a fare la spesa. E qua troviamo un'altra pianta, anzi due piante, una di avocado che ho fatto io, e questa è la baby del Benjamin Sphagus variegato che avete visto prima. E niente, qua vedete la scopa e niente, qui c'è l'ingresso, le due porte scrigno. Vi faccio ancora una panoramica super veloce e poi per il resto il soggiorno è molto molto semplice, non è che c'è chissà che cosa da vedere. E questo è il mio soggiorno molto easy, molto semplice, spero che vi piaccia. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. E niente, con questo tour abbiamo finito. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su. Fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate. Iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa. Ciao!